Olga è un personaggio meraviglioso, forse la più sana in un certo senso. In un Ecco, certo senso, cosa diciamo. ti piaceva di questa donna? Ti sei divertita a interpretarla anche così, con quest'aria così, non poco morbida, perché poi in realtà scopriamo che ha una sua sensibilità. Ecco, però raccontami questa avventura con questa Io donna. penso che per un attore sia sempre molto, molto, molto divertente interpretare dei personaggi che sono così, diciamo, lontani, no? Che sono comunque delle piccole sfide. Lì il personaggio, la nostra più grande paura era che potesse andare un po' sopra le righe, sia con l'accento, sia con i modi di fare. Quindi abbiamo lavorato molto con Molto, sì. Christian proprio per mantenerlo comunque un personaggio Credibile. estremamente credibile, nella sua, così nella sua semplicità, perché lei è una donna invece che vive la sua vita a contatto con la realtà sempre, nel senso lei va a tagliare la legna senza, ecco, consultare un tutorial, ma è una donna che affronta veramente di persona e con la propria personalità tutto il mondo che la circonda, quindi lei è molto lontana da tutto ciò che rappresenta questo mondo un po' così virtuale, quindi li guarda da sopra come una banda di matti, perché dice: scusate, ma bisogna prendere delle patate, ma come sono fatte le patate? Quindi è un po' quella parte così reale che li mette un po' tutti insieme In riga. quando finalmente si sconnettono, lei comincia a riconoscerli, nel senso comincia a riconoscere le persone perché si manifestano in tutta la loro anche follia, perché nei momenti più difficili, diciamo così, nella vita esce fuori il vero carattere. Quindi comincia a vederli un po' più vicini a se stessa, esatto. C'è una bellissima frase che dice il personaggio di Fabrizio Bentivoglio, poi ne dice tante nel corso del film, dice bisogna stare attenti, prestare attenzione alle persone che ci sono vicine, che ci vogliono bene, perché il rischio è che poi si sconnettano da noi. Ecco, in questi tempi di connessione 24 ore su 24, di impegni lavorativi, di fretta, di frenesia, ci si riesce? Come si fa a stare tanto vicino quotidianamente alle persone a cui si tiene, insomma, occuparsi di loro? Beh, bisogna avere una responsabilità nei confronti, cioè ci vuole una corresponsabilità, a mio avviso, da parte sia degli educatori che dei genitori nei confronti dei figli. Perché ormai internet sta dilagando, se non c'è questa responsabilità, se non si dà un equilibrio, se non ci sono delle iniziative che permettano tutto questo, diventa tutto Sì, c'è il incontrollabile. rischio che per i figli, Che per per esempio, invece i figli è. dei genitori diventano degli esempi, quello che sono comunque le star famose della rete. E talvolta può essere veramente, io ho una figlia di 13 anni, appunto, la vedo che i loro esempi, diciamo, diventano questi ragazzi, che sono dei blogger, che sono degli youtuber. È la loro generazione, non bisogna neanche staccarli da quello perché si rischia di farli diventare degli emarginati, perché questa è la loro generazione, questa è la loro, diciamo, era. Quindi c'è un equilibrio veramente molto sottile, Sì. molto sottile. Cercare di dare comunque questa presenza ai ragazzi. Il nostro protagonista cerca di portare tutta la famiglia in montagna proprio per ritrovare lo spirito familiare, per cercare di trovare anche diciamo, un rapporto con i figli, ormai perso proprio anche per questo motivo, sia con quello più grande di 25 e quello di 18, perché fa fatica a interagire con una moglie che intanto è dipendente da shopping compulsivo, per cui Shopping. L'abbiamo shopping. corretta. Eh beh, Il corso d'opera. è personaggio coatto, giustamente. Mi sono fatto prendere. Ecco.